analizziamo meglio la formula di Compton. Vi compare questa quantità, la costante di Planck divisa la massa dell'elettrone per la velocità della luce nel vuoto, quindi è formata solo da costanti universali, e si chiama lunghezza d'onda Compton dell'elettrone, e il suo valore è molto piccolo, circa 0,02 angstrom. Qua vediamo il calcolo eseguito in modo esplicito, l'unità di misura in particolare viene metri, perché al numeratore c'è il joule, newton per metro, secondi l'andiamo a mettere qua sotto, quindi al denominatore viene il newton, chilogrammo per metro fratto secondi quadrati, quindi alla fine rimane metri. La lunghezza d'onda Compton dell'elettrone vale quindi 0,0243 angstrom, un angstrom sono 10 alla meno 10 metri, cioè un decimo di nanometro. Possiamo esprimere il valore della lunghezza d'onda Compton dell'elettrone anche in nanometri, e sono circa 2 millesimi di nanometro. Si tratta di un valore molto piccolo, che è più di 5 ordini di grandezza minore rispetto alla lunghezza d'onda della luce visibile, cioè più di 100.000 volte più piccolo. Infatti sappiamo che la luce visibile ha una lunghezza d'onda compresa fra 0,4 e 0,7 micron, cioè 0,4 e 0,7 per 10 alla meno 6 metri, e meno 6 meno 11 sono 5 ordini di grandezza abbondanti. Questo significa che, essendo la lunghezza d'onda Compton un valore così piccolo, lo shift in frequenza, cioè in lunghezza d'onda, cioè la differenza tra la lunghezza d'onda del fotone incidente e quella del fotone diffuso, è uno shift molto piccolo, dell'ordine appunto dei centesimi di angstrom. Ricordando che i raggi X inviati da Compton avevano lunghezza d'onda di 0,7 angstrom, lo shift in lunghezza d'onda, 2 centesimi di angstrom, rispetto alla lunghezza d'onda dei raggi X è più o meno il 3%. Quindi questi due disegni sono un po' esagerati nel mostrare l'allungamento della lunghezza d'onda del fotone, soprattutto questo, dove io ho disegnato il fotone scatterato all'indietro con una lunghezza d'onda molto maggiore della lunghezza d'onda del fotone incidente. Questi disegni quindi non sono in scala, però mantengono valore validità didattica, perché fanno vedere che l'entità dell'allungamento di lunghezza d'onda, quindi l'entità dello shift di lunghezza d'onda, è maggiore per il fotone che viene scatterato all'indietro ad un angolo di 180 gradi rispetto al fotone invece che viene diffuso a un angolo minore. Cioè, in altre parole, c'è più shift Compton nello scattering all'indietro che nello scattering ad un angolo più piccolo. Comunque dobbiamo essere consapevoli che in realtà lo shift Compton è soltanto qualcosa tipo il 3% rispetto alla lunghezza d'onda dei raggi X incidenti. In questi grafici ho riportato la costruzione di come viene fuori il grafico della formula Compton, cioè questo grafico finale che fa vedere lo shift Compton ai differenti angoli di scattering. Si parte dalla funzione coseno, la si ribalta meno coseno e la si solleva di 1, quindi viene fuori il coseno ribaltato e rispetto alla se e orizzontale sollevato di 1, dopodiché si moltiplica 1 meno cosen teta per la lunghezza d'onda Compton, ottenendo quindi il massimo shift in lunghezza d'onda nel caso di scattering all'indietro a 180 gradi. In questo caso lo shift in lunghezza d'onda corrisponde al doppio della lunghezza d'onda Compton, quindi il doppio di questo valore. In pratica si tratta di uno shift percentuale intorno al 6%. Quindi questa lunghezza d'onda lambda primo del fotone che torna indietro è il 6% più lunga della lunghezza d'onda del fotone incidente. Infine qua sono mostrati i calcoli della lunghezza d'onda, la frequenza e l'energia dei fotoni della radiazione X utilizzata da Compton. Quindi partiamo con una lunghezza d'onda di 0,7 angstrom, e qui per confronto ci sono gli stessi calcoli, lunghezza d'onda, frequenza ed energia dei fotoni della luce rossa. Luce rossa 0,7 micron, quindi vediamo che tra la lunghezza d'onda X usata da Compton e la lunghezza d'onda della luce rossa ci sono esattamente 4 ordini di grandezza. Cioè la lunghezza d'onda X usata da Compton era 10.000 volte più stretta della lunghezza d'onda della luce rossa. Di conseguenza la frequenza, che si ottiene dividendo la velocità della luce nel vuoto per lambda, risulterà 4 ordini di grandezza maggiore per la radiazione X di Compton rispetto alla luce rossa.
La frequenza in particolare dei raggi X usati da Compton è questa, 4 ordini di grandezza maggiore rispetto a quella della luce rossa. Poi moltiplicando questa frequenza x per la costante di Planck otteniamo il valore dell'energia dei fotoni x, prima espressi in joule e poi dividendo per la carica dell'elettrone espressi in elettronvolte, e sono 18 keV. Come avevamo detto anche prima, l'energia dei fotoni è circa 18 keV. Anche in questo caso, essendo la frequenza x 4 ordini di grandezza più grande della frequenza della luce rossa, otteniamo un'energia dei raggi X che è 10.000 volte più grande dell'energia dei fotoni rossi, che avevamo visto che era circa 1,8 elettronvolte anche dall'effetto fotoelettrico. Infatti 18 keV corrisponde a 4 ordini di grandezza di più di 1,8 elettronvolt.